Festival Bar Story. Conducono Falco e Kia. Festival, sento questa musica, la mia notte magica. Festival, e non sono da solo qui a commentare il festival, ma sono in dolce compagnia e si presenta lei. No, prima no. Lo fai tu. Faccio io prima? Sì. Allora, una ben ritrovati al Festival Bar Story del 1996, io sono Falco DJ. Anche rima. Qualche la rima, l'ho fatta apposta. Non sono mai stato da solo, sono stato in compagnia di lei. Di Kia, vedi? Che prende e scappa via. Anno 96, Falco DJ in compagnia di Kia. Che fa compagnia. E la Kia in compagnia. Con la Kia in compagnia. Con la Kia sembra una macchina. Sì, con la Kia, esatto. Sono in compagnia di una macchina. La Kia, esattamente. Di una mini minor. Mini minor. Bene, ben ritrovati a tutti i nostri amici ascoltatori. Del Festival Bar Story. Oggi. Il buon Falco mi dà l'arduo compito di elencare le nostre amiche radio. Esatto, perché e se quindi... io mi davo il lardo compito. Tu l'arduo, io l'ardo. Ok, quindi molto bene. Quindi anche ringraziare i nostri ascoltatori, che sono sempre super numerosi, ci fanno sempre un sacco di piacere. Quindi il nostro, diciamo, duro lavoro nel fare la puntata è ripagato. Sì, esatto. Non mi hai ascoltato, vero? Mi hai lasciato spiazzato. Perché? Perché, sì. Così. Ok, va bene. Allora, inizio a elencare tutte le nostre radio. Sono tantissime. Quindi avete un po' di pazienza. È importante elencarle tutte. Radio 40. È la prima, non ce l'ha più fatta, quindi. Radio 40 Web, New Signal Production, Art Radio, Green Radio, Radio Harmony, Indie Life Radio, Rete Radio Network, Radio Magic Sound FM21, Radio Gamma Stereo, Radio Disc Club direttamente da Tenerife, Radio One Time, Radio Montestella, Leon Radio 360 e Danto Radio. Qui ci vorrebbe un applauso finto. Brava! Vi ricordo anche che abbiamo anche le due bellissime pagine Facebook, anzi una pagina Facebook e una di Instagram, volevo dire le due bellissime pagine social, perdonatemi la mia totale ignoranza in materia. Le pagine social sono Facebook e Instagram. Per quanto riguarda Facebook, basta andare alla pagina ormai tanto acclamata Festival Bar Story con la nostra faccina di profilo, mia e di Kia, cioè il bello e la bestia. Poi, per quanto riguarda invece, ci trovate anche perché c'è la bellissima copertina con in elenco tutte le radio con i vari giorni della messa in onda. Ok, perfetto. Poi, per quanto riguarda invece Instagram, basta andare a cercare la famosissima mai e celebre pagina Festival Bar _ Story, sempre con la faccia mia e di Kia. Esatto. Sempre la bella e la bestia. Ora dovete decidere voi chi è la bella e chi è la bestia. Diciamo che non ci sono ovviamente. No, non è vero. Cioè, ormai lo capite, no? Io sono la bella e lei la bestia. Esatto, vabbè, infatti. Questo è un'altra cosa. O io sono il bello e lei il bestio. Il bestio. Bene, dopo queste... come dicono delle nostre parti, Tizia è il bestio. Bene. Allora, visto che oggi c'è il cambio... C'è il cambio del sound. Il cambio di ruoli. Ma assolutamente no. Io vengo a fare la parte tecnica. Assolutamente no. Oggi diamo nel 96, mi sento magnanimo, ma lascio fare un po' a te la parte principale di tutto quello che è Festival Bar.
che praticamente è quello che fai da quando iniziamo. Esatto. Non è vero, non è vero, perché io dico, ma tu metti metti le musiche, se io non dicessi, tu non metteresti le musiche, se tu non mettessi le musiche, io non parlerei. Se non dicessi, non disse gli altri. Bene, partiamo subito con la prima canzone del 96. Non è una canzone che ha partecipato al Festival Bar, perché come tutti gli anni 90, partiamo e chiudiamo con le canzoni più ascoltate degli anni 90. In questo caso del 96. Esatto. La prima canzone che ascoltiamo è di Robert Miles ed è Children. Io quando ho letto la scaletta che mi aveva proposto il buon Falco, ho detto: cosa? Ma Children è del 96? Cioè io la ballavo in discoteca tipo 10 anni dopo, no, perché ero troppo piccola. 20 anni dopo, cioè nel 2005-2006. Quella. E questa qua? Quella. È il brano di maggior... Dai! Era bellissimo. Ah, perché lo volevi sentire? Sì, come sottofondo mentre dicevo chi è. Ah, come sottofondo? Sì. Allora dimmelo, che si piace sottofondo. Vai. Me lo dici subito, facciamo così. Aspetta, anche perché ha un intro di 6 ore. È il brano di maggior successo della carriera di Miles, certificato disco d'oro e di platino in numerosi paesi. Il disco ha raggiunto la vetta della classifica in decine di classifiche in tutto il mondo. Lo stesso Miles ha realizzato numerosi remix per il brano. Un remix del 2004 ha ottenuto un discreto successo in Europa e noi vi facciamo riascoltare la versione originale di Children, Robert Miles. Ma sentite il sound che sale piano piano vi prende l'anima, il cuore, il ritmo e il battito, come si dice, cuore e battito, al Festival Bartori! Beh, io direi di rientrare con la canzone questa Children, che è veramente una cosa a bombazza. Manterrei questa per un po' e mi farei un bel trip onesto e vado a ballare sul cubo nudo. Festival Bar, alza le mani. Facendo l'elicottero. Nudo facendo l'elicottero. Fai come il vocalist che c'è in Grecia a Mykonos, che c'ha al posto dei costumi ha dei proboscidi di elefante. Ah, in che senso? Ha il costume fatto dai proboscidi di elefante. E non immagino, capisci dove l'ha messo. Non immagino.
Children, ciao. Robert Miles. Siamo ritornati dopo questo momento, questo momento di impasticcamento puro. Esatto, onestamente. E torniamo sulla che, terra. È molto azzeccato in realtà, perché il primo cantante del Festival Bar del 96, poveretto, in realtà con questa canzone non ha molto discotecata. No, però è tutto il contrario, però ci sta, perché bombata, ti carica del ritmo della bombazza. Esatto, ti carica. Ah. Esatto, e ti porta in una... A me questa canzone mi fa sempre immaginare, non so, la spiaggia, il mare, tutte le cose super, super bello, tranquille, romantiche, bello. Con il tuo cocktail in mano, sì. E dedichi questa canzone al tuo love. Sì. Così. Che io al tuo chi? Al tuo love. Al tuo mare. Sì. Anch'io che farò quest'estate, proverò a dedicare questa cosa al mio love. Va bene. Quindi sarò io e la sedia vuoto. E il sigliolino vuoto. Ah, sigliolino. Io il cocktail e il sigliolino vuoto. E al mio love, che è il sigliolino vuoto, e dirò: ma sai quando sei carino, sigliolino, che sei da solo, non senti nessuno? Esatto. Al Festival Bar del 96 ha partecipato Eros Ramazzotti con Più bella cosa. Il brano, scritto insieme a Claudio Guidetti per la musica e a Delio Cogliati per il testo, è dedicato a Michelle Hunziker, che appare nel video del brano, all'epoca fidanzata di Ramazzotti. Pochi mesi dopo la pubblicazione del singolo, nel 96, il 5 dicembre, nacque Aurora, la figlia della coppia. Il brano, l'ho ripetuto... Pochi mesi dopo la pubblicazione del singolo, nacque Aurora. Mi piace perché questa giornata qui, questa puntata proprio tu non ce la fai proprio. Scusateci, radioascoltatori, no! Ma purtroppo abbiamo perso Kia. Sì. Non ce la fa più. E infatti, se dovete trovare il suo cervelletto, ditecelo, perché al massimo fate una petizione a chi l'ha visto. Chi l'ha visto il cervelletto della Kia? No, vi prego, ma ho ripetuto la stessa cosa. Sì. Non si vede che non mi ha fatto copia e incolla con quello che avevo cercato da. Ah, quindi io mi avete fatto il copia e incolla con la stessa cosa. Sì. Allora direi di ascoltarci Rosa Mazzotti con più bella, sì. Con più bella cosa. Finiamo non c'è. La figura di M. Sì, allora ci ascoltiamo. Anzi, facciamo una cosa, vado, la mando anche già. In sottofondo, aspetta, grazie. La mando anche in sottofondo così. Quindi ci ascoltiamo Eros Ramazzotti con Più bella cosa, dopo che Kia ha detto per la stessa cosa due volte. A voi studio, a voi radio, dai DJ schiaccia play. Ah, già pronto, ciao. Come è cominciata io non saprei, la storia è infinita con te, che sei diventata la mia re di tutta una vita per me. Ci vuole passione con te, è un briciolo di pazzia. Ci vuole pensiero, perciò lavoro di fantasia. Ricordi la volta che ti subito brivido, sì, ti dico una cosa se non la sai, per me vale ancora così. Ci vuole passione con te, non deve mancare mai, ci vuole mestiere perché che porto qui dentro di me. Sarà